L'obiettivo di aprire una sede ovviamente è quello di dare un punto di riferimento al territorio, un luogo in cui incontrare i cittadini, un punto di riferimento ma anche un punto di riferimento per i tanti amministratori che stanno aderendo a Fratelli d'Italia. Sapete che Fratelli d'Italia ha avviato una fase congressuale che vedrà impegnati proprio il 26 a Teramo gli iscritti della provincia, in una fase importante di scelta della classe dirigente, anche in virtù di un tesseramento che ha portato a raddoppiare in Abruzzo gli iscritti di Fratelli d'Italia, questa dimostrazione del grande attaccamento e della grande sensibilità che il governo Meloni e il presidente Marsilio hanno nei confronti del territorio, un attaccamento che poi si traduce di fatto in consenso e sono sempre più gli abruzzesi che scelgono Fratelli d'Italia. Finalmente abbiamo un punto, di, come ha detto lei, importante per la comunità teramana ma per tutta la provincia. Qui sarà la sede delle idee dove potremo lavorare tranquillamente, ricevere la gente, dire e fare le nostre cose, dove insomma fino adesso non abbiamo avuto una sede fissa e oggi siamo orgogliosi, io e Maurizio Di Sabato, di inaugurare questa sede che tanto abbiamo voluto e lavorato per averla. Continua anche la campagna acquisti perché si aggiunge Castel Castagna oggi. Sì, ed è un felice ingresso, io ne sono onorata e fiera perché è un valore aggiunto, perché la sindaca Rosanna ha sempre dimostrato sul territorio quanto vale, soprattutto per la sua preparazione come avvocato e come sindaco. Fratelli d'Italia è un partito che mi rappresenta tantissimo perché è molto ben radicato sui territori, conosce le problematiche del territorio e siccome ritengo che già da diverso tempo il civismo non abbia dato tutte le risposte che ci si aspettava, l'appartenenza ad un partito significa progettare, significa lavorare per l'interesse dei territori. Solo lei o anche altri assessori, consiglieri? Allora, questo mi dà veramente un orgoglio enorme perché tutta la mia consigliatura è entrata in Fratelli d'Italia e quindi questo significa un riconoscimento sia alla mia persona che al mio lavoro.